Buonasera mister, le chiedo un commento sulla partita odierna. Partita difficile e dura, lo sapevamo, è una squadra costruita per vincere il campionato e sono venuti qui molto attenti, molto agguerriti, ci hanno pressato, sulle seconde palle erano sempre pronti, quindi non siamo riusciti a sorprenderli, abbiamo fatto fatica ma potevamo anche prevederlo. Poi abbiamo preso due gol nel momento in cui secondo me non dovevamo prenderli, perché sull'1-0 si poteva tenere la partita in equilibrio e poi può succedere sempre di andare a concretizzare. E invece quando l'abbiamo fatto eravamo già sul 2-0, poi abbiamo preso il 3-1 alla fine sulla ripartenza, che comunque è stata fatta bene, ma che ci avrebbe permesso, evitandola, di giocare gli ultimi 10 minuti tutte le armi a disposizione che avevamo e magari provare a rimediarla. Comunque nel complesso hanno meritato di vincere. Per la prossima partita che cosa si aspetta di giocare? Ma sicuramente una buona prestazione, una prestazione con grande carica, fra 4 giorni, quindi dobbiamo anche recuperare le energie, faremo qualche rotazione, ma mi aspetto comunque una partita di grande intensità contro una squadra molto ben attrezzata, quindi una partita che dovremo giocare mettendo in campo tutto quello che abbiamo, come anche oggi, possibilmente di più sotto il profilo proprio dell'aggressività, dove a tratti siamo un po' mancati, ma devo dire anche comunque per la bravura dell'avversario. Era piacevole dall'esterno perché trovavamo una squadra di fiducia che aveva vinto la prima giornata e sapevamo che venire in trasferta è sempre un po' delicato, soprattutto all'inizio della partita in trasferta, e bisognava avere tranquillità e consapevolezza anche di quello che si poteva riuscire a fare, però poi bisogna passare dal campo. Penso che da fuori si sia vista una gara ben giocata, con trame, con pazienza, con idee, poi chiaro il tasso tecnico magari era un po' più a vantaggio nostro e si è visto. Però poi bisogna segnare, se nel momento in cui non si riesce a trasformare la partita resta attaccata come risultato, il 2-1 loro a poco dalla fine ha un po' riaperto le loro speranze, ha trovato una gran giocata e questo fa parte del gioco, però penso che noi non siamo mai usciti dalla gara né prima e né dopo il loro gol, l'abbiamo chiusa poi bene sul 3-1. Penso che insomma, è stata una giornata positiva, ecco, però contro un Magenta che non ha regalato nulla e ha fatto una partita onesta. A livello di occasioni subite, quindi di situazioni difensive, dopo il clean sheet col Sondrio, anche oggi, tolti gli ultimi 5-10 minuti, si è sofferto poco? No, io direi che si è sofferto niente. Poi nel momento che l'avversario trova un Eurogol così, gli va fatto anche un complimento, perché quello va fuori da quelle che sono le tue possibilità. Però dal punto di vista difensivo in generale abbiamo fatto una buona gara, ecco. Magari c'è stato un momento centrale del secondo tempo in cui eravamo quasi spesso, ci arrivavamo sempre al tiro, ci arrabbiavamo per il gol che non riuscivamo a fare, magari ci mancavano quei primi 4-5 secondi di aggressività sulla palla, cosa che abbiamo avuto nel resto della partita. Dobbiamo crescere da questo punto di vista, dobbiamo diventare sempre più squadra, però penso che questa cosa avvenga strada facendo e questo è stato un altro mattoncino insomma importante rispetto a un inizio di stagione che poteva essere delicato nel momento in cui comunque siamo una squadra nuova, nel momento in cui comunque abbiamo anche spesso delle defezioni, quindi dobbiamo cambiare molto nell'organico e nell'11 iniziale. Questo però permette anche di far crescere il gruppo, che è uno dei primi obiettivi in questa fase dell'anno. E poi mister, dopo un precampionato sicuramente positivo, esordio in campionato 2 vittorie, uscite in Coppa, ma comunque una partita nei 90 minuti finita in pareggio, quanti margini? Io dico di consapevolezza, perché poi diventi squadra nel momento in cui ti accorgi che quello che stai facendo ti porta a fare il risultato. Ecco, noi stiamo seguendo un percorso chiaro, una traccia per quanto riguarda le due fasi e poi dobbiamo sempre tradurre questa cosa in risultato. Poi strada facendo, ogni passetto che si fa si prende sempre più convinzione che quello che si sta facendo ti permette di diventare squadra e di fare sempre meglio. Quindi ecco, marci su bene, abbiamo tanto. Ha iniziato a suonare uno spartito, ma che non è più possibile. Mister, la prossima partita contro la Pro Palazzolo, come la prenderà in settimana?
tre giorni, perché comunque giochiamo mercoledì, quindi non c'è tanto tempo per prepararla. Io sono convinto che la cosa più importante quando ci sono queste partite ravvicinate è recuperare dalla prima gara. Quindi noi oggi usciamo comunque bene dalla partita, però abbiamo due giorni per recuperare bene e per resettare. E poi avremo comunque la giornata di martedì dove cercheremo di concentrarci sul nostro avversario, che sicuramente ha un tasso tecnico superiore alle prime due squadre che abbiamo incontrato nelle prime due giornate. Però in questa fase della stagione secondo me tutte le partite hanno lo stesso peso, perché bisogna affrontare la squadra che tocca, cercare di trovare la chiave giusta per portare a casa punti, perché comunque la classifica si fa con i punti di volta in volta. Quindi adesso abbiamo il Palazzolo e ci concentreremo su di loro, sapendo che comunque è un altro passo verso quello che deve essere il nostro percorso. Mister Livieri, un Arconatese in crescita, soprattutto da un punto di vista mentale, di atteggiamento nel secondo tempo, ma ancora manca qualcosa? Oggi abbiamo, secondo me, disputato una buona gara, sicuramente siamo in crescita. L'abbiamo disputata contro una squadra forte come la Varesina e credo per lunghi tratti anche in dominio del possesso e tutto. Siamo mancati un po' nell'ultimo passaggio, in area di rigore, in alcune situazioni, però dai, secondo me, per quello che si è visto in campo, un risultato positivo i ragazzi lo meritavano. Non è arrivato anche per un episodio molto dubbio. Abbiamo rivisto adesso le immagini, c'è un fuorigioco evidente, però vabbè. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo lavorato stasettimana. I ragazzi hanno lavorato veramente forte e cercare di migliorare quegli ultimi 20-25 metri dove poi si determinano tante cose. Per come siete arrivati alla partita, prendere un gol dopo 7 minuti poteva anche destabilizzarvi, così per l'appunto non è stato? No, siamo rimasti tranquilli, convinti delle nostre cose. Abbiamo cercato di proporre quello che vogliamo fare. L'abbiamo fatto, secondo me, anche discretamente. Dobbiamo andare avanti così. Oggi manca solo il risultato che i ragazzi, ripeto, meritavano. Mercoledì un'altra sfida tostissima. Mercoledì un'altra sfida tosta contro un'altra squadra costruita per stare su. Però dobbiamo portarci dietro, ripeto, la prestazione di oggi, aumentare ancora di qualcosa a livello qualitativo, e quindi c'è poco da pensare più a questa qui, bisogna già pensare a mercoledì. Marco Spilli, al termine di Arconatese Varesina 0-1, mister, seconda vittoria consecutiva, dimostrando anche di saper gestire la partita, voler vincere la partita soprattutto. Sì, gestire non è un verbo che mi piace tanto, perché poi chiaramente, avendo questo tipo di atteggiamento qua, come dicevo ora anche ai ragazzi dentro lo spogliatoio, alla fine ti abbassi un po', e abbiamo concesso qualche situazione sporca, in realtà non grandissime occasioni, qualche situazione sporca in mischia che può qualche volta dirti bene come oggi, qualche volta dirti male, magari prendi gol. Quindi preferisco la squadra che ho visto nei primi 20 minuti. E poi ci succede che quando andiamo in vantaggio tiriamo un po' il freno a mano, e questa cosa qua, insomma, ci dobbiamo lavorare. Però dall'altra parte devo dire grande, grande cuore da parte dei ragazzi, grande voglia di soffrire, grande sacrificio anche di non prendere gol. Queste sono quelle partite che poi ti compattano il gruppo, no? Infatti c'era una grande festa dentro lo spogliatoio, però noi poi dobbiamo essere bravi anche a lavorare su altre cose che in questo momento stanno andando un po' meno, come quella di andare un po' in blackout nel momento in cui andiamo in vantaggio. Grande festa, forse qualche acciacco, visto che c'è l'impegno mercoledì, come stanno i tuoi ragazzi? No, ma sono botte, quindi ora tolto Giorgi, che per andare a intercettare un cross gli si è girata un pochettino la caviglia, ma non credo niente di trascendentale. Non so se da qui a mercoledì recupererà, però abbiamo Siciliano, abbiamo le Bobbo, insomma abbiamo le alternative. In questo momento credo nessuna squadra sia pronta per fare 3 partite in una settimana, quindi una delle 3 partite va sicuramente gestita, facendo giocare anche altri ragazzi che comunque si stanno allenando bene e stanno dimostrando di poterci stare in questo gruppo. No, io non commento gli errori eventuali dell'arbitro. Secondo me abbiamo commesso noi un errore, secondo me, nella protezione della palla.
però non è che si può imputare errori individuali. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, la partita che abbiamo provato in questi quattro allenamenti settimanali, e poi un dettaglio, diciamo, ci ha un po' fregato, però io non posso dire niente ai miei ragazzi, loro stanno lavorando bene e secondo me se riusciamo a avere questo approccio contro le altre squadre sicuramente potremo fare bene, insomma. Aspettavi sicuramente una reazione dal punto di vista difensivo, soprattutto dopo la partita con l'Ardo Lazzate, hai avuto risposte sicuramente? Ma io conosco questi ragazzi dall'anno scorso, con i nuovi che sono arrivati, mi aspettavo una reazione non sotto l'aspetto del risultato ma sotto l'aspetto caratteriale. Abbiamo avuto un approccio molto buono, siamo stati molto attenti, siamo stati secondo me in partita per 70 minuti, poi abbiamo preso quel gol lì che ci ha un po' stroncato, nonostante l'avversario ci abbia messo fortemente in difficoltà, ma noi lo sapevamo, non è che siamo venuti qui a essere spavaldi. E poi dopo il gol del 2-1 ci ha un po' fossato, mancavano 10 minuti alla fine, un quarto d'ora, non mi ricordo più, e lì è stato difficile poi rimettersi con la testa ad andarla a riprendere. Allora, sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, un po' per le caratteristiche del campo, anche per le caratteristiche dell'avversario, che veniva comunque da una serie di risultati negativi, era il primo incontro per loro in casa e quindi era importante per loro cercare di far punti. Sapevamo anche che il loro modo di giocare, quindi con un'attesa molto bassa, avrebbe messo un po' in difficoltà sulle rotazioni e sui movimenti. Pian piano ci siamo sbloccati, siamo riusciti sempre di più a prendere fiducia, a guadagnare campo, e poi penso che il risultato sia stato legittimo. Dopo l'1-0 insomma, abbiamo avuto la padronanza del campo e siamo andati avanti. Peccato per il gol subito, perché non mi piace mai, però ci sta il calcio. Mister, le chiedo una fotografia della partita. Che sicuramente gli episodi ci hanno condannato sotto il profilo del risultato, anche se devo dire la verità che oggi la mia squadra non mi ha fatto impazzire come settimana scorsa, sotto il profilo del gioco forse eravamo troppo lunghi, le punte si sono un po' slegate dai due reparti e quindi evidentemente qualcosa abbiamo subito anche sotto il profilo dell'atteggiamento tattico, però diciamo che la prestazione è stata anche discreta, ma chiaramente poi gli episodi del calcio sappiamo che condannano e in questo caso ci hanno condannato. Cosa è mancato alla fine per provare ad acciuffare il pareggio? Avevo chiesto ai ragazzi di aprire più il gioco, visto che eravamo in superiorità per quel quarto d'ora, e delle volte abbiamo cercato la verticalità che non era sicuramente la scelta migliore, e se avessimo di più aperto il gioco riusciamo a creare la superiorità con l'uomo in più, ma non l'abbiamo fatto, però diciamo che prendiamoci qualcosa di buono e andiamo a analizzare quello che abbiamo sbagliato sostanzialmente, però si riparte sotto lavorare, basta. Grazie mister. Grazie a voi. Mister, una partita sofferta soprattutto nel finale, ma quali sono le sensazioni post vittoria? Sono state positive, una vittoria importantissima oggi contro un avversario tosto che darà filo da torcere a molte squadre. È stata controllata, il 2-0 sembrava quasi terminata, poi il calcio è particolare, espulsione, rigore contro. E in 10 abbiamo fatto un pochino più di fatica, tra virgolette, però penso che la squadra abbia prima interpretato una buona partita per andare in vantaggio, per raddoppiare senza rischiare niente, e poi dopo ha fatto quello che una squadra che ha delle ambizioni deve fare, difendere il risultato e basta, praticamente la partita è finita lì. Noi non avevamo più la forza per riattaccare, dovevamo soltanto non prendere il secondo gol e portare a casa i 3 punti. È la prova di maturità proprio che ha dimostrato la squadra in 10 nel finale che la soddisfa maggiormente? Ma sicuramente, ma consideriamo che il quarto gol che subiamo in stagione è il quarto rigore praticamente consecutivo in partite ufficiali, per cui sicuramente quella è una cosa che dobbiamo mettere a posto. Per il resto fiducia sì, dobbiamo continuare a lavorare, crescere, siamo giovani perché comunque l'età media è relativamente bassa, giocatori importanti però giovani, per cui devono anche loro migliorare e continuare a non accontentarsi. Grazie mister. Sì.
Gentili amici di paolozerbi.com, siamo qui con Mister Stinco. Prima domanda, sarà banale, da sempre la solita, ma come hai visto la partita? E oggi peraltro una bella prestazione dei tuoi ragazzi, che hanno vinto comunque 2-0 contro un Gavirate forse spento. Io direi spento. Tu cosa ne pensi? Io preferisco parlare dei miei, non degli altri. Corretto. Il risultato penso sia giusto, probabilmente capitalizzando meglio, soprattutto inizio secondo tempo, potevamo gestire la partita anche alla fine con meno patemi, pur non avendo rischiato granché. Quindi, preso atto del risultato, che secondo me è corretto, sulla prestazione ti dico due cose. La prima, che comunque ho visto una squadra voler fare le cose più insieme in una fase e nell'altra, soprattutto secondo me in fase difensiva. E le cose positive o negative di questa accademia sicuramente passeranno dalla capacità di fare le cose insieme. E in secondo luogo, penso che dalla panchina ho visto così, magari l'avete visto anche dall'esterno, noi siamo ancora in attesa di avere una identità, di avere una fisionomia, e siamo ancora distanti da quello che vogliamo e possiamo essere, e per diventarlo bisogna volerlo, voler diventare una squadra che ha determinate caratteristiche, che possa avere una fisionomia, un'identità propria. E ci vorrà del tempo, lo sappiamo, però sicuramente per i ragazzi è importante acquisire anche autostima in quello che fanno, e questo, per quanto le parole contino, poi alla fine i punti sono il miglior sistema per credere nel lavoro che si fa. Certo, hai visto anche miglioramenti rispetto alla partita di andata, che se non sbaglio era finita in pareggio, giusto? La prima partita l'abbiamo persa a Verbano 2-1, okay. Un risultato che anche a ripensarci era giusto, nonostante anche lì magari alla fine potevamo sfruttare meglio certe occasioni, ma non abbiamo fatto bene determinate cose sulle quali abbiamo ricontinuato a lavorare e sulle quali dobbiamo ancora lavorare tanto. Sotto questo punto di vista ho visto sì un miglioramento nel voler fare le cose più insieme, ma bisogna trovare continuità nelle prestazioni. Questo è fondamentale, secondo me. Va bene, grazie mister. Grazie. Gentili amici di paolozerbi.com, siamo qui con mister Franco della Gavirate. La prima domanda è: come ha visto oggi la sua squadra? Dall'esterno ci è parsa un po', diciamo, spenta, con un po' poche occasioni, forse potevate fare un po' di più. Cosa ne pensa lei? Un po' di più mi sembra relativo. La squadra non c'è proprio stata oggi a livello di atteggiamento, e quindi quando dopo 20 minuti sei sotto di 2-0 con una facilità così disarmante, c'è un po' di più. Purtroppo questa categoria è fatta così, e quindi al di là di quello che puoi fare tatticamente, come ti puoi mettere in campo, ma se quando entri in campo non ci metti, insomma, del tuo, non ci metti carattere assieme a quella che può essere la qualità, diventa difficile fare qualsiasi cosa. E oggi, sotto questo aspetto, penso che la mia squadra abbia proprio sbagliato la partita. Certo, considerando che comunque anche alla prima partita era andata con un pareggio, quindi diciamo non un modo migliore per iniziare il campionato, ecco, però ovviamente ancora a lungo penso che ci saranno obiettivi prefissati che sicuramente riuscirete, spero, a raggiungere. E cosa si aspetta più che altro dalla prossima partita? Nel senso, questo atteggiamento deve essere chiaramente cambiato. Come pensa di poter risolvere, magari ad andare sulla mentalità dei giocatori, non lo so. Sì, ma io credo che un allenatore è difficile che entra nelle teste dei giocatori, deve essere la loro passione, la loro voglia, la loro dignità anche di voler dimostrare che questa categoria è adatta per loro, perché sennò se si fanno questi tipi di gare è difficile pensare di dare una svolta o comunque di migliorare quelle che sono, ma qualsiasi cosa. Quindi credo che la partita di domenica scorsa sia stata un altro tipo di partita. Probabilmente la parte finale del secondo tempo abbiamo faticato, ma c'è stato un altro spirito.
quello di oggi invece abbiamo complicato le cose con 20 minuti veramente disarmanti, con errori su errori. E, ripeto, la cosa più brutta è l'atteggiamento di parecchi giocatori che non può accettare. E forse sarà proprio da questo che dovrete ripartire per la prossima partita. Certo, sicuramente questo. Grazie. Mister, una partita che vi ha visto subito andare avanti in due gol, forse pensavi fosse più facile portarla a casa, è servito un extra sforzo dopo l'inizio del secondo tempo da dimenticare? Allora sì, dopo 9 minuti 2-0 uno ci metterebbe la firma, ma poi comunque come ho detto nel primo tempo, dopo negli spogliatoi, bisognava stare attenti perché loro sicuramente avrebbero avuto una reazione, così è stato. Noi ci abbiamo messo del nostro, perché adesso voglio rivedere, ma credo che ci siano due errori individuali che non si può far finta di non prendere in considerazione nelle due occasioni da gol. Sapevamo anche sui piazzati che sono bravi, Vezzoli ha fatto una gran partita, abbiamo cercato di mantenerlo nel meglio possibile. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente individualmente, tanti controlli individualmente li abbiamo sbagliati. Gestiti un po' meglio saremmo anche riusciti a ripartire più volte facendo sicuramente più male, perché le occasioni le abbiamo avute. Sei arrivato in corsa, che tipo di cantello dobbiamo aspettarci? Come hai visto i ragazzi? I ragazzi stanno bene, ci vuole un po' di tempo, dobbiamo loro capire me, io capire loro, ci vorrà qualche settimana. Adesso bisogna solo lavorare duro e cercare di portare avanti risultati positivi come stiamo facendo. Mister, partita pazza, insomma, di quelle che fanno contenti soltanto gli spettatori, anche perché insomma due pali vi hanno privato almeno di un punto che obiettivamente poteva essere anche il risultato giusto. Sì, penso che il pareggio era il risultato giusto, il pareggio. Abbiamo preso due pali, come hai detto te. L'approccio alla partita è stato sbagliato, ma quella molto ovviamente è colpa mia. Parlerò con i ragazzi, ne parleremo tra di noi per evitare un inizio così, perché dopo 9 minuti essere sotto 2-0 vuol dire che ho sbagliato qualcosa io nel messaggio che dovevo mandare ai ragazzi. Faccio i miei complimenti ai ragazzi perché secondo tempo si è orientati bene e anche noi in 9 minuti, 8 minuti abbiamo fatto due gol. Peccato per il 3-2, c'è stata una distrazione, ma va bene, sappiamo dove dobbiamo lavorare e molto niente sulle palle ferme perché abbiamo subito 4-5 gol su palla ferma e questo comincia a darmi noia. Però, ripeto, la colpa è mia perché se l'approccio è stato quello, il responsabile sono io. Adesso tra l'altro avete la possibilità subito di rifarvi, visto che scherzo del calendario, vi ripescate di fatto in coppa. Sì, adesso loro sono fuori, noi ci giochiamo il passaggio, sicuramente gli stimoli saranno diversi, ma loro, conoscendo l'allenatore, verranno a fare la partita. Buonasera mister, oggi il risultato è convincente e schiacciante per 4-0, volevo chiederle cosa ne pensa della partita di oggi. Allora, sicuramente il risultato è roboante come hai detto, però non utilizzerei il termine schiacciante, nel senso che abbiamo affrontato una squadra forte che per i primi 15-20 minuti ci ha messo veramente in grande difficoltà e un risultato super bugiardo per come me... Mente io, chiaramente sono contento, 8 gol in due partite, quindi anche la fase offensiva va alla grande. Abbiamo concretizzato su 5 occasioni 4 gol, quindi è una bellissima cosa. È evidente che ci sono state partite in cui magari creavi di più e non concretizzavi, oggi invece abbiamo avuto quasi il 100% di concretizzazione e io sono contento. Non dobbiamo assolutamente montarci la testa, continuare a lavorare come stiamo facendo, perché poi i risultati arrivano e siamo una squadra comunque matura e siamo pronti per affrontare anche le altre partite con questo spirito. Grazie mille, buona serata. Grazie a voi.